Ed eccoci tornati in questo nuovo video. Come vi ricordo sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e soprattutto mettete mi piace se vi piacciono i miei contenuti. Andiamo ad analizzare velocemente le due partite, il Verona-Atalanta e Napoli-Sassuolo. Allora, ovviamente il Verona in casa, sappiamo benissimo che l'Atalanta è una squadrona, cioè ha dimostrato dimostrato che comunque praticamente è una squadra a tutti che gioca bene e fa tanti gol e quindi si trova adesso terza alle spalle del Milan in questo momento. Poi in attesa che deve giocare sempre in casa contro la Roma. Però non mi focalizzerò ancora su quello perché poi ne parleremo dopo. Ne parleremo quando giocherà sabato mi pare alle 15. Non mi ricordo esattamente. Comunque è un bel match. Quindi volevo dirvi soprattutto che innanzitutto l'Atalanta a Verona nessuno è mai in casa del Verona è riuscito a passare, a vincere, insomma, a fare il risultato. E neanche il Milan quando ha perso, insomma, il Verona in sé ha un'ottima squadra e gioca abbastanza bene, come gioca bene appunto anche l'Atalanta. Comunque, dicendo questo, vince per 2-1. E si è portata lì alla zona in terza posizione, cioè in terza posizione. Che dire, per me è stato un bellissimo match, gol entrambe le squadre che segnano, danno spettacolo. Poi adesso andiamo ad analizzare il Napoli-Empoli. Ovviamente il Napoli crolla in casa, cioè non è mai successo da questo inizio di campionato che in casa proprio perdesse 3 punti che l'avrebbe fatta rimanere lì in seconda comunque o terza, scavalcando sempre il Napoli. Ovviamente le mancanze dei giocatori sono fondamentali, mancando al centrocampo, mancando a una. A un, non riesce più in questo momento a esprimere il suo gioco al meglio. E poi cioè, deve scontrare contro, deve giocare contro la 18ª giornata contro il Milan, in casa del Milan. Quindi, anche se ha perso clamorosamente, sappiamo benissimo anche che l'Empoli gioca, è stata anche fortunata. L'Empoli è stata anche fortunatissima con gol dell'ex del Milan, Cutrone, che rimbalza sull'altra testa, insomma, ed entra in rete. Certo, un pareggio comunque li avrebbe messi ancora lì, li avrebbe lasciati in posizione seconda e terza. Ora si ritrova quarta, ovviamente alle spalle dell'Atalanta. E ovviamente sabato il Milan, se vuole restare lì, dietro alla sua cugina, rivale, Milan, Inter, deve vincere e con tutto il rispetto per i napoletani, per Napoli, la città e tutti, sarà un bel. Penso che comunque il Milan ce la potrà fare perché le assenze sono diverse e fondamentali. Sì, il Napoli ha Mertens. Lì al centro di attacco, insomma, sarà un bel big match che commenteremo poi
domani sera. Quindi, cioè, domani sera sarebbe domenica, in questo caso da quando pubblico il video, domenica sera. Quindi, ovviamente l'Atalanta vince, il Napoli perde, tutto si rigioca per la lotta allo scudetto lì davanti. E chiudere così, cioè, mi dispiace tanto per il Napoli perché comunque ha una bella squadra anche il Napoli. E quindi le assenze, quando sono le assenze, le abbiamo viste nel Milan, le abbiamo viste anche in altre squadre, pesano tanto, soprattutto in questo momento. Però, dico, c'è ancora tutto il girone di ritorno, quindi ancora non è detto. E ovviamente l'Atalanta potrebbe essere, secondo me, l'anti per il bel gioco, per i giocatori, tutto quello che fa e quello che sta dimostrando. E sicuramente può essere l'anti-Inter. E sarà un bel duello fino agli ultimi punti. Quest'anno non è stato così emozionante fino adesso il campionato, e per me mai visto così ravvicinati il primo, secondo, terzo e quarto, qui, insomma, sono tutti lì. Chi ha più voglia, più ha fortuna, chi se lo merita. Dico, a chi merita il campionato, sarà ben, mi fa piacere, dico, non, al di là se lo vince il Milan, bene, l'Inter di nuovo, nonostante, dico, anche l'Atalanta, nonostante abbia avuto, è uscita dalla Champions League, ora punta tanto al campionato, per loro è fondamentale. Comunque, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e soprattutto cliccate su quella e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati. E non vi chiedo un numero minimo di mi piace, fate voi. Se vi è piaciuto mettetelo, se non vi è piaciuto non ne mettete. Però fate come volete, io non, per me questo è dare una mia opinione riguardo i big match, insomma tutte le partite. Questa è la finalizzazione del canale. Darvi, cioè, se volete commentare, commentate benissimo, dico, non c'è problema. Quindi, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao!